Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio di The Sims. Nell'ultimo episodio Jessica e Mark hanno organizzato il pranzo di Pasqua e infatti c'è ancora un po' di casino in cucina, dei piatti sporchi, piatti da lavare e quant'altro. Sono andata infatti a togliere anche il tavolo che avevo posizionato per il giorno di Pasqua perché effettivamente mi sembrava troppo ingombrante in questa zona, quindi sono andata ad eliminarlo. Ma in compenso, sotto vostro consiglio, sono andata a posizionare un tavolo sul terrazzo. L'ho messo obliquo, ho scelto questo tavolo in vetro con le sedie da giardino e ci sta veramente molto molto bene. E poi ho iniziato a sistemare anche le cose per il bebè o per la futura bambina, che ancora non si sa, ma in questo video lo scopriremo sicuramente, perché nascerà il piccolino o la piccolina. Ho messo in questo angolo un cavallino a dondolo. Poi sotto le scale sono andata a mettere questa casetta. Dopo, in base al sesso del bambino, andrò a cambiare i colori, comunque questa casetta per giocare. E poi su di sopra, vi faccio vedere cosa ho fatto. Allora, su di sopra in bagno sono andata a mettere la vasca, perché mi avete detto che il bimbo o la bimba, insomma i bebè, non possono farsi il bagno, non possono lavarsi nella doccia, e quindi sono andata a mettere la vasca. E poi ho messo anche il vasino. Per il momento l'ho messo bianco, ma se sarà femmina diventerà rosa, e se invece sarà maschio ovviamente lo metterò azzurro, però per il momento l'ho messo bianco. Per quanto riguarda invece la camera del bebè, sempre sotto vostro consiglio, sono andata a metterla, a posizionarla nella stanza vicino alla camera da letto dei genitori. Effettivamente ha più senso avere la cameretta del bambino attaccata alla camera da letto e non in quest'altra stanza, quindi questa stanza ancora devo finire di sistemarla, anzi devo proprio sistemarla, mentre invece in questa per il momento, che è dedicata appunto al bambino, ho messo alcune cose. Allora, come sempre ho fatto i mobili bianchi, sapete la mia fissa per il bianco, e sicuramente andrà bene sia per un maschietto che per una femminuccia. Armadio bianco, cassettiera con alcuni prodotti per i bambini, quindi shampoo, creme per il corpo, profumi, biberon, un giocattolo. Poi per terra ho posizionato questi due peluche, qua ho messo questa decorazione con la scritta baby, l'arcobaleno, un giochino, il tappetino per giocare, altri giochini, e poi in questo angolo ho messo, aspettate, ok, ho messo il lettino. Ve lo faccio vedere dall'alto, giusto un attimo per farvi capire come ho deciso di organizzare la cameretta, e come dicevo prima, in base al sesso del bambino andrò a cambiare il colore del tappeto, i giochini, anche il colore di questo tappetino, insomma andrò a cambiare un po' di cose, anche il colore delle pareti. Sono andata a mettere vicino alla porta l'unicorno, l'ho messo sia da questa parte qua ma anche da questa parte. E poi il lettino è veramente bellissimo, questa culla bianca con il lenzuolo pois, la tendina fatta in questo modo molto carina, e poi ho appeso anche questa decorazione con le farfalline. Aspettate che riesco a farvela vedere, ok, questa decorazione. Trovo questo lettino veramente molto molto bello, e questa in sostanza è la stanza del bambino, che devo dire mi piace molto, però devo sistemarla meglio appunto in base al sesso del bambino, quindi direi subito di iniziare a giocare perché sono veramente molto molto curiosa. E tra l'altro da circa una settimana sono arrivati anche i Veggie Sim, che in sostanza sono dei sim verdi, quindi che si trovano in giro per la città. Bisogna andare a cercarli, farsi regalare un fagiolino e poi crescerà un albero. Insomma, devo ancora capire bene come funziona, perché proprio ancora non ci ho giocato con questi Veggie Sim, ancora non li ho trovati. Però è una cosa molto interessante. E basta, direi subito di giocare, perché altrimenti questo bimbo non nasce più, o questa bambina, speriamo. Allora, sono le 4 del pomeriggio di sabato pomeriggio. Oggi Jessica si è presa un giorno di riposo, per un giorno di ferie, o meglio dire, per organizzare il pranzo di Pasqua. Quindi direi subito di andare a riporre tutte queste cose. Riponi. Mark invece dove è finito? Ok, perché sei qui fermo immobile? Dai una mano. Riponi. Riponi. Jessica sta dormendo perché è veramente stanca, poi deve anche andare in bagno e ha bisogno di divertirsi. Quindi per quanto riguarda il divertimento, facciamole ascoltare un po' di musica pop. Allora spegni, ascolta,
altre scelte, ascolta musica pop. Mark invece ha bisogno di lavarsi, quindi vai a lavarti. Per quanto riguarda il lavoro di Mark, non lavora né oggi né domani, perfetto. Mark deve compilare rapporti al computer, quindi altre scelte, internet, compila rapporti. Eccola qua Jessica che sta ascoltando un po' di musica pop. Dai, divertiti un pochettino. Vieni qua. No, ok, talmente stanca. La capisco, vai pure a letto. Mark sta compilando i rapporti, invece Jessica vediamo a che punto è con la gravidanza. Allora, gravidanza terzo trimestre. Il sim è quasi alla fine dell'esperienza, è più che pronta a partorire e a chiudere la questione. Partorisci fra... non si sa ancora. Ok, terzo trimestre. Poi qui invece cosa abbiamo... ho capito, gustoso, qua è stanca, si sta riposando, non ti preoccupare, stai dormendo, aspetto solare per i tratti del lotto, la quantità di luce solare che inonda questo posto lo rende confortante. Sono andata infatti a cambiare anche i tratti dell'appartamento, perché inizialmente questo appartamento aveva i tratti, il tratto del terremoto, soltanto quello, ecco perché c'è stato il terremoto nello scorso episodio, allora sono andata a cambiare questo tratto. Oddio, ci sono ancora vicini rumorosi, succede tutte le volte, in ogni palazzo, in ogni appartamento, i vicini fanno sempre un gran casino, sempre. Comunque... ci penserà Mark, perché Jessica, poverina, non se la sente. Guardate come è diventato grosso il pancione. È veramente grande, grande, grande. Però decide di scendere anche lei. Ok, facciamola ballare un pochettino, ascoltare un po' di musica pop. Ok, no, niente, niente da fare. È proprio cotta, quindi andiamo al piano di sopra e andiamo a dormire. Eccola qua. Perfetto, sono a letto tutti e due, infatti è mezzanotte, quindi anzi è già l'una del mattino, quindi ci può stare. Facciamoli dormire e forse domani nascerà il bambino, forse sì. Dai che sono curiosa di vedere il bambino, sono curiosissima, curiosissima, dai dai. Ok, sei già svegliato, vai giù a mangiare, dai vai. Ah ok, sono svegliati tutti e due, perfetto. E Jessica è molto esagio perché deve andare in bagno, quindi vai subito in bagno e poi vai giù e magari mangia una fetta di torta per colazione, visto che ci sono dentro le fragole. C'è Jessica che sta cucinando alle 7 del mattino il barbecue, ha veramente fame di hamburger, patatine. Ok, però devi andare in bagno, non sei andata? Vai subito in bagno. Vabbè, Mark sta mangiando... cos'è che sta mangiando lui? La torta. Dovrebbe mangiarla anche Jessica però. Quindi Jessica, dopo vieni qua. Vai su, vai! No! Si è pisciata addosso? No! Ma perché? Ti ho detto di andare in bagno? Non ci credo. Dai, asciuga e vai anche a lavarti. Poverina, imbarazzatissima. Poi fai il bagno con la schiuma, ci sta, poverina, è lurida, è sporchissima. Mark invece, tu vediamo, Mark è sempre contento, sempre, quanto riguarda il lavoro anche qua perfetto, quindi dai vai su, devi andare anche lui in bagno, addirittura va sotto con la testa. Ma quanto manca il parto? Fatemi capire. È al terzo trimestre, però non c'è scritto fra quanto partorisce. Io sono curiosa, fatemelo sapere. Per quanto riguarda il lavoro di Jessica, invece ultimamente lo sto un po' snobbando. Racconta barzellette ai follower o fai il troll nei forum. Dai, facciamole fare questo adesso. Aspetta, aspetta. Un messaggio da Penny. Jessica, giuro, appena saputo di questo concerto in un magazzino sotterraneo abbandonato nel quartiere della moda, dobbiamo andarci. Usciamo verso le 22 e cercheremo di riuscire a entrare. No, mi dispiace perché forse per quell'ora lì sarò all'ospedale in sala parto, quindi no, grazie. Racconta barzellette ai follower. Perfetto. Jessica, mangia un pezzo di torta, prendi un pezzo per colazione perché sono già le 10:30. Dai, 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 veloce. Ancora non c'è scritto fra quando partorirà. Giullare di Inter per aver contato barzellette. Chi scherza vince sempre. Jessica ha guadagnato 150 follower. Perfetto, anche tu Mark
prendi una fetta di torta e prendi un pezzo e poi chiacchiera un po' con. Anzi, chiedi di sentire il neonato. Sì, chiedi di sentire il neonato, vediamo. Cioè, lei è diventata grossissima, però dopo il parto sicuramente si sfonderà di palestra perché è veramente diventata tanto tanto grossa. Non pensavo sinceramente così tanto. Guardateli che carini, che dolci che sono. Vediamo cos'altro possiamo fare. Bacio appassionato e chiedi la data di nascita del neonato. Chiedi la data di nascita prevista. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Fichi fichi. Fichi fichi, direi di sì. Allora, dov'è l'appartamento? Ecco qua. Allora, camera da letto. Fai fichi fichi con Mark. Vediamo. Bravi. Uno. Due. Ale. No, ma sto bug. No, ok, devo cambiare il lenzuolo, il copriletto. Non mi piace assolutamente questa cosa. Ancora non avevo provato. Ma no, direi assolutamente di no. Questo lenzuolo è assolutamente da cambiare, assolutamente. E tra l'altro voglio chiedervi una cosa perché in tantissime mi dite di condividere gli appartamenti, le case che realizzo nella mia galleria. Ma come faccio? Come faccio più che altro a condividere questa casa, visto che è dell'espansione vita in città? Fatemi sapere se lo sapete qua sotto nei commenti come posso fare per condividere l'appartamento. Perché so condividere le case negli altri quartieri, ma questo non so come fare. Questo dell'espansione, non lo so. Comunque questo bug veramente non mi piace. Non ci avevo ancora fatto caso. Vabbè, comunque. Vediamo un po'. Jessica, che c'è? Molto disagio. Ma lei si sta... Ancora? Ancora? No, vabbè. Comunque, da quando è incinta, praticamente ha sempre bisogno di andare in bagno. Cioè, come nella realtà, ha un'urgenza pazzesca di andare in bagno. Dai, brava. Vai in bagno perché non ce la fai più, veloce. Vieni. Cioè, ovvio che poi te la fai sotto. Vieni qua. Allora, usa. Dai, perché? Oddio. No, ma se la fa sotto lo stesso sempre, come mai? Perché se fa la pipì addosso? Perché non riesce ad andare in bagno? Poverina, cioè no, vabbè, povera, veramente che vergogna. Esprimi affetto. Che carini, sono veramente dolci dolci. Ancora non mi dicono fra quando partorirà. Allora, facciamo una cosa, visto che si sta un po' prolungando troppo questa nascita, accelero un po' i tempi, gioco un pochettino da sola e poi ci vediamo fra pochissimo. Ragazzi, ci siamo, è pronta per partorire, ci siamo. Quindi, io direi, partorisci all'ospedale. Partorisce all'ospedale, Jessica sta iniziando il travaglio, vuoi seguirla all'ospedale? Certo. Partecipa, ma possiamo portare anche Mark. Ok, perfetto. Mark, andiamo. Ci siamo, ci siamo. Incrociamo le dita, speriamo sia una femmina. Sono troppo, troppo curiosa e anche troppo contenta finalmente di giocare con i bebè perché sono arrivati anche su The Sims 4 i bebè. In realtà sono arrivati già da diversi mesi, però non ho avuto ancora modo di giocare. E giocare con i bebè, quindi sono veramente troppo troppo contenta e non vedo veramente l'ora. Ok, ci siamo. Cioè, lui è terrorizzato. Ci siamo. Allora, Jessica, vieni subito qua. Allora, lamentati dei problemi. Dai, subito, venite qua veloci. Poverina, guarda. Anche Mark. Vai qui. Ok, sfida dei Veggie Sim, dopo ci pensiamo anche a questa. Allora dai, venite qua che lei non ce la fa più. Where?
Hello, Sneeb, Hispa. Se messa la vestaglia, vai a casa, no. Quindi? Shunik laba arbe. Povera. Allora, Mark, vieni qua però. Ma dov'è Mark? No, aspettate. Dai, vieni qua, veloce. Veloce, vieni qua, veloce. Guardatelo, ancora fuori. Comunque, Jessica ha preso che... aiuto, aspettate, ok. È arrivato, sta arrivando. Mi ero persa la notifica, vediamo un attimo. Cos'era? Jessica ha preso KH medico presso... Ah, ok, va bene, non mi interessa. Oddio, guardatelo, lui è spaventatissimo. Tranquillo, tranquillo. Emozionato, caro, che carino. No, è teso. Poverina, anche lei è molto molto a disagio. No, ragazze, non ci credo, è un maschietto. Va bene lo stesso. Non ha funzionato, l'ho fatto mangiare le fragole, l'ho fatto ascoltare musica pop. Forse non l'ho fatto abbastanza perché è un maschietto. E come lo chiamiamo? Come lo possiamo chiamare? Mark, Jessica e... Lo chiamo Tommaso, detto Tommy. Ok. Congratulazioni, il medico ha preparato il certificato di nascita. No, che carino, eccolo qua. Che spettacolo. Nutri. No, che dolce. Dov'è Mark? No, è scappato. È scappato gambe levate. Dove è andato? Ah, in bagno, ok. Ok, dove è finito il piccolo? Dov'è il piccolo? Tommaso è stato mandato all'asilo. Così? Di colpo? Com'è questa cosa? Perché? Ma no, me l'hanno portato via così. Perché? Ok, siamo tornati a casa e anche Tommaso è tornato dall'asilo. Cerchiamo di capire un attimo dove l'hanno posizionato. Dov'è? Allora, qua non c'è, qua nemmeno. Sarà su in camera allora. Vediamo. Ok, me l'hanno messo, ho messo la culla sul letto. Vediamolo da vicino, quanto è dolce. No, che piccolo. Facciamo una cosa, l'hanno messo sul letto forse perché non c'è tanto spazio. Vediamo di spostarlo. Sono andata a spostare la culla in questo angolino e direi subito di cullare il piccolo Tommy. Allora, culla e calma anche. Dai, venite su dal piccolo, tutti e due, bravi. Cambia il pannolino. Nutri, forse ha fame. Nutri allatta. Allatta, vediamo. Che belli.
È bellissimo avere un piccolo qua a casa finalmente e non vedo l'ora di vederlo anche un po' più cresciuto quando gattona, quando parla, quando insomma inizia a muoversi da solo. E sicuramente adesso devo scaricare del materiale personalizzato anche per i bebè. Quindi magari nel prossimo video, se vi può interessare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e farò il video dedicato sul materiale personalizzato e insieme magari scarichiamo un po' di vestiti, di accessori, di cose per i bebè. Poi cosa possiamo fare ancora? Cambia il pannolino, vediamo come fa. Ah, ok, nella culla. Ok. Poi coccola. Che bello che è. Bellissimo, piccolino. È bellissimo davvero. Poi cos'altro? Oh, okay. Mark sta dormendo. No, sta piangendo perché è sporco. Cambia il pannolino sporco. Brava. E poi dondola. Mentre invece altre scelte. Fai passare di età? No, fai vedere a. Vediamo, fai vedere a Mark cosa succede. Lei comunque ha già perso parecchi chili di colpo. Vediamo. Perché piangi? Dai, dormi. Ok, sta dormendo, perfetto. Quindi, visto che è un maschietto, dopo vado a cambiare anche i colori nella stanza, i colori del tappeto, delle pareti, eccetera. È veramente troppo troppo dolce. E niente dai ragazzi, io direi che questo video può anche terminare qua. Intanto Tommy sta dormendo, sono tornati a casa dall'ospedale. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di rispondere ai sondaggi che trovate alla fine di ogni episodio. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!